E qui nel Porto Vecchio di Trieste, che arrivavano via terra o via mare, imbarcandosi a Pola, gli esuli istriani e dalmati, e lasciavano alle loro spalle tutto quanto, portavano solo le poche cose che erano riusciti a salvare. Per assisterli in questo loro esodo venne addirittura creata una radio, Radio Venezia Giulia, che trasmetteva dal Lido di Venezia. Segretamente era aiutata dall'Italia, perché non si voleva creare ulteriori attriti con la Jugoslavia di Tito. Quella radio fece per loro più di quello che Radio Londra aveva fatto ai tempi dell'occupazione tedesca in Italia. Radio Londra dava delle notizie che confortavano coloro che speravano che la guerra finisse presto, e quella dava delle notizie invece che aiutava a vivere giorno per giorno. Loro, molti di loro, io ho parlato, intervistato, ho scritto su questi temi, pensavano che la loro vita non sarebbe durata a lungo. Nella città di Trieste sono passate generazioni di profughi. Dopo gli esuli dalmati e istriani è stata la volta dei dissidenti jugoslavi, tutti ospitati in un campo sopra la città, Padriciano. Più di recente, ucraini e siriani sono passati attraverso altre strutture e adesso quella colonna umana senza fine che va sotto il nome di rotta balcanica, che risale dall'est e attraversa questo confine che era di ferro ed è tornato a essere poroso come nei secoli precedenti. Thank you.